Ancomesh Hospitality, benvenuti alla rubrica dedicata alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, una delle fiere più importanti, ecco. E siamo qui, abbiamo il piacere di ospitare i nostri microfoni Kalanit Goren, che è la direttrice dell'ufficio del turismo israeliano qui a Milano, comunque rappresenta Israele in Italia. Grazie mille intanto per aver accolto questo invito, è la prima volta che abbiamo a che fare con te. Grazie a te, è sempre un piacere, grazie. Allora, Kalanit, qui parliamo di Israele come destinazione inclusiva a 360 gradi. Cominciamo col cibo, ecco, quindi che è un argomento che piace un po' a tutti, ecco, e quindi ci unisce ancora di più. E ovviamente c'è il discorso kosher, ma parlando di colazioni, che è uno dei temi che sapete che mi interessa di più, so che si fanno delle colazioni incredibili anche per chi è vegetariano, vegano, o comunque ha intolleranza al lattosio, al glutine, ovviamente chi segue una dieta alimentare secondo un credo religioso. Raccontaci di queste colazioni fantastiche. No, assolutamente. Ce l'hai già, scusa. Ah, la cosa veramente bellissima della culinaria israeliana, come tutto l'Israele, che è un misto di culture, di gusti, di sapori, di posti, cioè Gerusalemme, Tel Aviv, il kibbutz, il Mar Morto e anche il cibo, vediamo questo. E per cui il cibo israeliano è così buonissimo, fresco, e con frutte, verdure fresche, anche da ottima scelta per vegano, per esempio vegani, io sono per esempio vegetariana, c'è veramente un posto eccezionale, ma non solo anche quelli che mangiano i carne, i pesce, è l'innovazione, mettere i prodotti insieme in modo molto particolare, quindi dal street food, dai ristoranti veramente ottime, e si mangia veramente benissimo. E per la colazione, è la cosa che mi manca più di Israele, è veramente tutta la scelta di come piatti, come shakshuka. Cos'è lo shakshuka, così chi non lo sa glielo raccontiamo. Allora, la shakshuka è una cosa che è molto semplice, è al base di pomodori, di uova, e si fa un piatto fresco per la mattina, con la pita si mangia o con il pane, è una cosa meravigliosa, e poi con le olive, e le verdure, le frutte, è una cosa colorata, vi raccomando. Mi sta già venendo fame a sentire. anch'io. Quindi si mangia solo così in Israele. Sì, per gli italiani è un brunch, non è una colazione, infatti, però insomma, albergatori, diciamo, aprite le orecchie perché può essere uno spunto interessante per creare delle colazioni più abbondanti, cioè più varie e diverse a seconda del target che vogliamo attirare. Esatto, no? Sì. Bene. E senti un po', quindi se tu dovessi consigliare un prodotto enogastronomico, quindi chi non è mai stato in Israele, ma come me per esempio, che ancora non ci sono stata, qual è un prodotto tipico che tu dici non te ne puoi andare da Israele senza aver provato questo? No, ovviamente c'è il hummus, c'è le trina con la pita e assaggiare shakshuka, ovviamente, che appena abbiamo raccontato. E poi assaggiare, anche andare a Tel Aviv, assaggiare i cocktail buonissimi che ci sono solo lì. E quindi parliamo anche di beverage, quindi tipo un cocktail, raccontacene uno. Esatto, tipo al base di frutta, ci sono anche i smoothie, però sono veramente freschi freschi, e non c'è la cosa più bella di prendere per esempio tipo come arak, che è questo un liquore al base di anis. E quindi ma simile di sambuca, diciamo, però un po' diverso, o al grappa, okay. Per dire, però è molto più medio oriente. Quindi se prendete l'arak israeliano con succo di arancia e fare un mix veramente ottimo, molto buono. Ma hai qualche passato, sei fatto barista, qualcosa di questo tipo? In io sì, anche in Italia. Ah, e quindi, eccola, insomma, sì. Sentivo, non lo sapevo. Quindi sì, in Italia, a Roma, tanti anni fa, prima di essere qui direttrice, e quindi veramente ci sono anche i vini, ovviamente, che questo non è famoso. Sì, vini kosher, anche sì. Buonissimi, anche si trova in Italia. E però ovviamente andare in Israele a assaggiare i formaggi israeliani con i vini è una cosa meravigliosa. Perché si sta aprendo al turismo e all'enoturismo, infatti, esatto, si sta aprendo sempre di più.
Vabbè, insomma, ci incuriosiscono anche i vini, poi faremo magari una puntata su questo, ecco. Parlando sempre di, insomma, di materie e temi inclusivi, quindi dal cibo passiamo a un tipo di target, insomma, che in Italia, insomma, chi mi conosce, anche lei, sa che mi occupo anche di turismo LGBTQ, no? Che poi comunque chi è attento all'alimentazione è attento allo sport, al benessere, quindi è un lifestyle, quindi uno stile di vita. E il target LGBTQ, quindi il mondo gay friendly, insomma, è in pieno in questo, ecco, quindi raccontaci l'inclusività per quanto riguarda Israele, vai. Allora, Israele e soprattutto Tel Aviv già è molto famosa come un destinazione must per ogni LGBTQ+, perché da Tel Aviv è così bello vedere, andare mano per mano e poi avere i locali, alberghi e strutture, e non solo la, diciamo, vita notturna che tutti conoscono, sì, da, sì, Tel Aviv e generale di Israele, però diciamo anche la cultura, l'offerta cultura che si trova per questo target, e andare anche con famiglia gay, ci sono così tantissimi, c'è per esempio una coppia che va con bambini, una vacanza meravigliosa andare in Israele, ovviamente anche per giovani e insomma per tutti, c'è il Gay Pride al giugno che prima della pandemia addirittura 1 milione di persone che fanno questo marcia. E poi che poi è una cosa sentita da tutta la popolazione, non solamente, perché magari in Italia molte volte, sì, il Pride è solamente per questa community e partecipano purtroppo ancora, sì, non così in, come vorremmo, anche le famiglie o tutta, sì, la, quindi ovviamente sempre di più ma non è ancora a livelli mai come può essere la Spagna o Israele, appunto, ecco, esatto, in Israele come la Spagna, se tutti vanno da tutto Israele, non solo a Tel Aviv, ci sono anche Gay Pride a Gerusalemme, al nord, quindi non una cosa esclusiva, però più, quella più grande, certo, più famosa, sì, è ovviamente Tel Aviv. Okay. E senti, poi a quegli albergatori o magari chi lavora nel settore turistico qui in Italia ogni tanto dice, ma perché devo dirlo che sono gay friendly, no? Perché sembra quasi che fanno un difetto, comunque sembra quasi dire, ma io basta che pagano, mi dicono, quindi può venire chiunque, quindi non anzi, se lo diciamo sembra che facciamo discriminazione, non è proprio così. Tu che cosa ti senti di dire, insomma, nel mondo turistico? Guarda, cioè, io capisco questo approccio, però guarda che pensi che è bello andare all'albergo e non spiegare perché hai bisogno di un letto matrimonio e avere in modo, sai, tranquillo. Ovviamente ogni albergo è aperto per tutti, però il fatto che c'è un posto che è più, fattore, diciamo, sicurezza, ecco, quindi il fatto di quella tranquillità di non sentirsi un po', che dall'altra parte percepisci l'imbarazzo a volte, no? Neanche quindi, sicurezza, sì, essere, cioè, come a, sì, casa. Sì, nel senso tranquillo, sì, in quel senso lì, sì, sì. Quello che dico io, perché non comunicarlo? Ovviamente dipende sempre come comunichi, no? E dico, sì, infatti quello che dico io un po' in modo provocatorio, ma se per te è così normale, perché non metti allora delle foto di questo target, invece che mettere solo le foto di una coppia etero e bianca, no? Per, esatto, dire, no? E quindi ci sono, esatto, mille modi per comunicare in maniera elegante, raffinata. Questo, esatto, l'attenzione verso questo target, ecco, quindi diamo sempre ogni tanto delle pillole, esatto, anche queste. Però guarda, ovviamente per la vita notturna ci sono le feste, come donne vogliono stare solo, sì, donne, esatto, sì, sì, o uomini che, sai, è aperto, esatto, per tutti, però e, sì, va, sì, bene, sì, e va bene, cioè ci sono dei momenti in cui, insomma, si vuole stare insieme con un gruppo di pari, si chiama, esatto, no? Quindi, sì, sì. Bene, bene. E per quanto riguarda invece, insomma, le novità e l'attrattiva, magari c'è qualche novità particolare quest'anno che vuoi raccontarci? Vai. Allora, soprattutto è importante sapere che ci sono più di 60 voli alla settimana da tutta Italia, da Israele. Quindi molto facile raggiungere alla nostra terra. Ci sono le nuove mostre al Museo di Tel Aviv e ci sono nuovi musei, diciamo, più tradizionali del Fede. A Gerusalemme ci sono nuovi alberghi stupendi, meravigliosi, da tutta tasca. Provate tutto alla nostra pagina di Facebook, visitate Israele o il nostro sito goisrael.com, che subito va in lingua italiana.
E quindi è basta entrare al nostro sito e vedere tutta la novità. Esatto, che poi loro hanno anche il deserto, quindi ecco. Una delle cose, sì sì esatto, li abbiamo qui sullo sfondo. Sì. Va bene, e un messaggio finale per gli studenti che ci seguono, i giovani ragazzi, quindi visto che tu trasmetti un sacco di passione per il tuo lavoro, per il tuo paese, che messaggio vuoi dare a questi giovani ragazzi affinché loro possano fare con passione il proprio lavoro e quindi da proprio ambasciatori del territorio a prescindere da dove lavoreranno, ecco? Allora, Israele ti aspetta, Israele è aperta, Israele è una destinazione must per la vita notturna, cultura, mangiare bene, e avventura, LGBTQ+, per ogni cosa trovate veramente la vacanza meravigliosa, vi aspettiamo, a presto, shalom! Ciao!